Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Animal Crossing New Horizons. Episodio di oggi, iniziamo alla grande perché ho chiuso ieri costruendo finalmente la casa, la seconda casa, quella da 198.000. Sto quasi per saldare tra l'altro anche il debito. E dovrebbe aprire anche il museo in questo episodio, quindi speriamo bene. Davanti a Tom Nook, comunque vi ricordo che in descrizione vi lasciate i link utili, quindi playlist, link per acquistare il gioco. Andiamo a tuffarci in questo nuovo episodio. Sì sì, ciao a tutti, parla Tom Nook. Sono le 13.08 di domenica 22 marzo 2020. Per quanto riguarda le ultime novità, ho delle notizie grandiose per voi. I lavori di costruzione del museo di Fropical procedono. Se io che Blatteron non avremmo mai pensato di avviare la costruzione del museo il giorno stesso del suo arrivo sull'isola. Siamo grati a tutti per la grandiosa collaborazione e stiamo costruendo il museo nello stesso punto in cui Blattero aveva sistemato la sua tenda. Chiedo venia per il disturbo arrecato a tutti in questa giornata. È un vero peccato trovarsi nella situazione di dover sospendere i propri immensi sforzi scientifici. Tuttavia, spero che avere un nuovo, magnifico museo completato domani ripagherà dell'inconveniente. Questo era un messaggio che Blattero mi ha chiesto di trasmettere a tutti voi. Inoltre, i miei collaboratori Mirko e Marco hanno aperto proprio oggi il loro negozio. Il negozio è piccolo, ma la merce cambia ogni giorno offrendo grande varietà. È aperto ogni giorno dalle 8 di mattina fino alle 10 di sera. Però se lo trovate chiuso, usate la cassetta deposito per vendere la vostra merce. Ah, un'altra cosa. Per festeggiare l'apertura del negozio abbiamo aggiunto un nuovo servizio al catalogo Nook. Ora i clienti potranno visualizzare l'elenco degli oggetti ottenuti o acquistati. Qualsiasi articolo per il pubblico può essere ordinato direttamente tramite catalogo, perciò fanne buon uso. Detto ciò, mi auguro che approfitterete tutti della nuova bottega di Nook. Ah, dimenticavo, ogni volta che qui sull'isola ci sono grandi eventi, abbiamo deciso di tenere una cerimonia inaugurale. Vorremmo che partecipasse tutti, quanta più gente possibile in realtà, perciò se vi interessa passate dal centro servizi. Per tutti i procioni, ovviamente doveva accadere proprio nel corso di un comunicato. Ah, attendete un attimo per favore. Pronto? Parla Tom Nook della Nook Inc. Sì, il pacchetto Isola Deserta? Sì, sì, ma certamente, assolutamente, sicuro. E questo è tutto per il comunicato isolano di oggi. Quello che avete appena visto sono ospiti. Scusatemi per avermi fatto attendere. Promettete che vi faccia il quadro della situazione. Praticamente sono gli ospiti che abbiamo reclutato nello scorso episodio, quelle tre isole. Quindi adesso arriva nuova gente all'interno della nostra isola. Il museo non lo so come andrà a finire, perché comunque ha detto che c'è un ritardo. Adesso andremo a scoprire innanzitutto se la casa è stata finita. Perché comunque l'ho fatto di notte. Dopo mezzanotte, mi sa. No, prima di mezzanotte questo. Mentre il museo dopo. Perché ho scoperto che non chiedeva solo fossili, ma un po' tutto. Mi sa che neanche la casa nuova. Vediamo un po'. Mi sa che è dannatamente uguale. Scopriamolo. No, è più grande. Sì, è più grande. Sì, questa è la nuova casa. Perché il letto era attaccato qua. Era esattamente qui. E anche la lampada era attaccata a muro. Sì, hanno allargato la casa. Anche il mobile, sì sì. Quindi 198.000 per avere una casetta leggermente più grande. Non mi sembra molto conveniente. Aspetta, lì c'è un insetto. Mio, chi era? Ok. Cicindela. O cicindela, ma penso che sia cicindela. Allora, qua ho... gli alberelli da frutto iniziano a crescere. Vediamo un attimo se le palme hanno iniziato a buttare fuori i noci di cocco. Mi pare di vedere di no. Perfetto. Oh, ci vuole parlare. Ehi, per caso sei così un'emozione? No, allora lascia che te lo spieghi. Sono momenti in cui le parole non bastano per esprimere come ti senti e solo un'emozione ti può aiutare. Darò una dimostrazione pratica, purché non vada in giro a raccontarlo a nessuno. Persino io a volte sono così felice che mi sembra di camminare sotto una pioggia di fiori colorati. E ora perché non provi anche tu? Basta premere ZR. Dirò agli altri di mostrarti altri tipi di emozioni. Ok, figo! Ok, allora sicuramente qualcuno di voi starà chiedendo dove ho recuperato questo vestito della Katsuki di Naruto. Ecco, in realtà questo vestito della Katsuki si fa tramite il QR. Si può scaricare tranquillamente tramite qua, i miei modelli. Colleghi il telefono all'applicazione Nintendo Switch Online, gli fai scannerizzare con la fotocamera il codice QR, che sarebbero teoricamente 4, e hai risolto. Eccolo qua, la costruzione del museo è partita. Perfetto. Il negozio è di là, ma io andrei a parlare immediatamente con Tom Nook. Ecco lì, la bottega di Nook è lì in fondo, perfetto. Andiamo a parlare con lui un attimo perché devo capire se fa venire nuova gente. Perché se fa venire nuova gente abbiamo automaticamente accesso a un botto di robe. Salve, la tua casa è più grande ora, eh?
Un po' di spazio in più non fa mai male, dico bene? A questo punto non ci resta che affrontare la prossima questione. Il costo dell'ampliamento? Fanno esattamente 198.000 sterline. Ah sì, per i pagamenti puoi usare... Ok. E come sempre è un enorme piacere averti come nostro stimato cliente. Allora, ho fatto un po' di soldi. E vi faccio vedere un po' quanto ho guadagnato. Ecco, terzo giorno 100.000 bonus, va bene. Tra l'altro ho fatto 100.000 miglia di Nook. Allora, rimborsa. Usa i risparmi. Deposita tutto. E confermiamo. Ecco qua. Perfetto. Mancano solo 55.000. Leviamoci da qui. Anzi, facciamo una cosa. Controlliamo cosa vendono oggi. Perché secondo cosa vendono... Vabbè, quali solite cose. Tra l'altro, fra le tante cose... Vorrei prendere due cose che non avevamo ancora fatto. Guida all'uso delle tasche. Praticamente con 5.000 miglia, cosa succede? Ti amplia l'inventario di uno slot. Proprio una striscia. Ecco qua. Una striscia intera. Ok. Ora è tutto chiaro. Ho imparato qualche trucco per mettere in ordine le mie cose. Così posso portare più roba con me. Come vedete, abbiamo una striscia in più. Quindi sarà più facile farmare all'interno delle isole. E tra l'altro, adesso prendiamo anche la ruota degli strumenti. Eccola qui. Molto utile anche quest'ultima. Perfetto. Ve la faccio vedere. Praticamente, semplicemente ti mette la ruota degli strumenti più utili. Ti fa una specie di mini menu tipo delle emozioni, quello di prima. Però con all'interno tutti quanti gli strumenti più utili. Che sia l'asta, che sia la canna da pesca, cose del genere. Ok, ora vedete, guardate. Quando siamo all'aperto lo faremo. Ah, bene, bene, è un piacere vederti. Ecco che ci chiamano. Aspetta un attimo, qualcuno mi sta chiamando. Salve, qui la Nook Inc. Ah, hai visto il nostro annuncio? Capisco. Sì, certo, tu non devi preoccuparti di niente. Abbiamo in programma noi un pacchetto isola deserta comprensivo di casa completamente arredata. Oh, niente affatto. Pianificheremo noi la data del tuo trasloco in un secondo momento. No, no, nessun problema, davvero. Devo solo redigere il contratto giusto. Bene, bene. Facciamo risentire noi al più presto, arrivederci. Ah, Frozen, perdona l'attesa. Immagino tu abbia avuto modo di ascoltare quanto ho appena detto. Sì, è da un po' che promuoviamo il pacchetto isola deserta per Fropical. E pensa, così all'improvviso ci sono già ben 3 clienti a cui interessa. Sì, è fantastico, grazie mille. Sì, fantastico, a parte un piccolo particolare. Nessuno di loro è troppo entusiasta di dormire in una tenda. Nel tentativo di convincerli a venire qui forse mi sono fatto prendere un po' la mano. Ho promesso loro delle case interamente ammobiliate. 3 case, per non parlare dei terreni e del mobilio. È troppo per un semplice procione. Dai, chiedici aiuto. Chiedici aiuto. Ora che sei qui, nel momento del bisogno deve essere il destino. Non è che mi aiuteresti? È chiaro che ti ricompenserò adeguatamente per il tuo aiuto. Ok. Bene, bene, grazie. Grazie mille. Non lo dimenticherò. Ah, prima devi conoscere qualche dettaglio assolutamente top secret. Torna da me quando sei pronto. Ok, perfetto. Ci farà sapere poi eventualmente lui. Adesso io direi che vi faccio vedere prima di tutto la ruota degli strumenti. Perché è la cosa più utile al momento. Vediamo come... Allora, io vorrei... Ah, ok. Semplicemente si preme e si ruota intorno verso quello che serve. Ok, perfetto. Non è male. Penso che però la userò un po' meno. Oh, guarda, vedo una pesca. Forse questa non l'avevo ancora raccolta. Vediamo un po' se c'è altro. Magari sta crescendo qualcosa. Ma mi pare di capire di no. Ok. Andiamo immediatamente a vedere cosa vendono e a vedere la bottega. Ecco qui. Marco e Mirko. No, vabbè. Ma cosa ci fa? Sai, quando ho saputo che vi sareste trasferiti su un'isola deserta mi sono preoccupata un po'. Però devo ammettere che questo posto è molto più bello di come me l'ero immaginato. Sì, quest'isola è meravigliosa. Anche se ci siamo trasferiti da pochi giorni ci sentiamo già a casa. Al breve volgere di qualche giorno l'altro si è trasferito sull'isola e noi abbiamo aperto il negozio. Fare nuove esperienze ogni giorno è molto stimolante. Fa molto piacere sentirtelo dire.
A dire il vero, ero venuto sull'isola per controllare che fosse tutto a posto e se vi servisse aiuto. Sai come siamo fatte noi sorelle Ago e Filo? Cerchiamo sempre di dare una mano. Dimmi, possiamo fare qualcosa? Agostina, sei troppo gentile. Il solo fatto che sei venuta a farci visita è più che sufficiente. Però, forse... Dimmi, dimmi. Ecco, vedi, abbiamo ancora qualche problema logistico. Per molti articoli dipendiamo ancora dagli ordini postali. Ora che abbiamo il negozio, reperire mobili e articoli simili non dovrebbe essere un problema, però ancora non abbiamo un fornitore di abiti. Oggi è il tuo giorno fortunato, allora. Raggiungere quest'isola non è affatto complicato. Ogni tanto potrei venire qui a vendere i nostri capi. Dici sul serio? Gli abitanti di Fropical saranno sicuramente contenti. Ma certo, non ci vuole molto a capire che questo è un accordo vantaggioso per tutti. Bene, è deciso. Ora non mi resta che discutere della cosa con mia sorella e limare gli ultimi dettagli. Sì, giusto. La prossima volta che ci vedremo sarai sommersa di abiti. Ebbene sì, le sorelle Ago e Filo faranno la loro comparsa sull'isola e comprandoci qualcosa apriranno il negozio da noi. Salve, scusa per l'attesa. Senza il tuo aiuto non sarebbe stato possibile aprire questo negozio. Benvenuto alla tua bottega di Nook. Il nome bottega di Nook deriva da un negozio che il nostro amato presidente gestiva anni fa. Come vedi, offriamo mobili e articoli già pronti che non possono essere creati con gli schemi fai da te. Nella vetrinetta ci sono strumenti e altri articoli come carta apparati e pavimenti. Il nostro obiettivo è soddisfare tutti i tuoi bisogni in fatto di shopping. Ok, iniziamo a vedere un po' cosa vendono. Ah, giusto! Mi sono dimenticato una cosa. Da questo momento offriamo 3 nuovi servizi. Il primo di essi è quello relativo alla compravendita delle rape. Il mercato delle rape sull'isola è in fortissima crescita e presto arriverà una venditrice di rape. Compreremo tutte le rape che hai. Il prezzo verrà stabilito la mattina e il pomeriggio, quindi passa spesso. Un'ultima cosa, non acquisteremo rape di domenica, quello è il giorno in cui arriva la venditrice. La seconda novità è il cosiddetto articolo del giorno. Ogni giorno sceglieremo un articolo per il quale pagheremo il doppio. Per sapere qual è l'articolo del giorno, consulta il cartello. In alternativa, entra e chiedi. Veniamo all'ultimo dei nuovi servizi, la cassetta deposito. La troverai all'esterno. Vuoi vendere un articolo hai fretta? O trovi il negozio chiuso? Ti basterà lasciarlo nella cassetta. Ti invieremo ricavi al più presto, direttamente sul tuo conto. Ti ripresento alcune cose. Non accettiamo rape e per l'uso della cassetta deposito si applica una piccola commissione. Inoltre gli articoli del giorno sono venduti al prezzo normale. E questo è tutto. Scusa, mi sono lasciato prendere. Come posso aiutarti? Allora. Articolo del giorno. Il fuoco di bivacco. Fuoco di bivacco. Ok. Penso si possa craftare. Poi lo scopriremo. Un proiettore. Nah, non mi interessa. Vediamo qui. Una caffettiera. Vabbè, una moka. 1700. Ma è tantissimo. Ma siete fuori di testa. Però era più carino prima, che vendevano tutte quelle cose ogni giorno. Questi sono gli articoli in vendita oggi. Ah no, ok, ce li hanno ancora. Carino. Molto carino. Hanno anche questo ombrello carino a melone. Molto fico. Ok. Vediamo questi. Bene, vedo che ti interessa un pannello degli attrezzi. Ah, figo. Questo poi lo compriamo. Così lo schiaffo tranquillamente a casa. Ok, andiamocene via. Comunque, carina la bottega. Veramente non male. Comunque, abbiamo appena fatto il giro. Quindi io direi che torniamo momentaneamente da Tom Nook. Così scopriamo se c'è qualcosa di extra da fare. O comunque, quello che stavo dicendo prima, la quest. Ah, Frozen. Salve, salve. Di cosa vorresti parlarmi, come al solito? Cosa dovrei fare a proposito di casa? La cerimonia. Riguardo a quello, stiamo organizzando una cerimonia per festeggiare l'apertura della bottega. Vuoi partecipare? Sì. Splendido. Diamo inizio alla cerimonia. Dunque, do il via alla cerimonia che celebra la bottega di Nook e la sua costruzione. Grazie, all'inizio Fropical era davvero un'isola deserta, senza nulla o quasi, ma ora inizia lentamente a svilupparsi, grazie al lavoro di... beh, di tutti in realtà. Vorrei cedere la parola a Mirko e Marco in quanto rappresentanti della nuova bottega. Mirko, Marco, prego, tenete pure il vostro discorso.
Grazie Fropical, è merito di tutti voi se abbiamo aperto un vero negozio. Io e mio fratello daremo il massimo, fare affari con noi sarà un vero piacere, ve lo assicuriamo. Sì, grazie a tutti e due. Ora tocca a una persona che ha contribuito notevolmente alla realizzazione. Mi riferisco all'impareggiabile Frozen, portavoce della nostra isola. Hai qualcosa da aggiungere? Siamo mitici. Giustissimo, grazie per il tuo entusiasmo e la tua passione. Un attimo di attenzione, prego. La cerimonia sta per concludersi. Se volete immortalare questo momento, potete scattare una foto premendo il tasto degli screenshot. Ok. Sì, dunque. Per lo sviluppo di Fropical e per celebrare la bottega di Nook, urrà! Figo! Grazie a tutti, la cerimonia si conclude qui. Vi auguro buon ritorno. Dai, non è andata male, carino. Che figo però che ti ha detto, ehi, guarda che se vuoi puoi usare la modalità screenshot. Cioè, interattivo, mi piace. Dai, muoviamoci a fare questa cosa, questa quest, per scoprire un attimo la questione là, delle persone che devono venire. Ah, Frozen, salve, salve. Di cosa vorresti parlarmi? Sono tutto orecchi. Cosa dovrei fare? Bene, benissimo. Quindi non vedi già l'ora di aiutarmi con i preparativi? Stavo pensando. Innanzitutto dobbiamo costruire un ponte su un fiume da qualche parte. Se le case sono tre, ho paura che prima o poi non ci sarà più spazio. Invece un ponte ci offrirà la possibilità di aggiungere più terreni edificabili. Mi segui? Perciò, per prima cosa, vorrei che ottenessi le risorse per costruire la base del ponte. Olio di gomito. E successivamente dovresti scegliere dove collocarlo. Bene, bene, fatto. Ti ho inviato lo schema fai da te. Kit creazione ponte. Lo trovi nel tuo Nook Phone. Quando avrai realizzato il kit, trovi il luogo giusto, trova il luogo giusto e torna da me. Ok, in bocca al lupo. Perfetto, allora vediamo un attimo cosa chiede per realizzare questo dannato ponte. Allora, vediamo. Ponte in legno. Allora, ci sarà argilla, ce l'abbiamo. Pietra ce l'abbiamo. Set paletti tronco. Dovrebbe essere questo. Quindi legno normale, ok. Facciamo legno normale. Sì, abbiamo tutto. Un ponte lo possiamo già fare. Un ponte lo possiamo già fare, perché pietre ne ho tipo a bizzeffe, se non mi ricordo male. Comunque a questo punto dobbiamo assolutamente... Vabbè. Ma vedi, questa accetta mi demolisce il legno. Quindi facciamo che... No. Uso un'altra accetta, perché questa veramente... Mi demolisce l'isola. Non ha senso. Droppiamo un po' tutto il legno che ci serve. Ma in realtà ne possiamo droppare anche di più. Non abbiamo più il problema di un inventario microscopico. Ma iniziamo a droppare. Purtroppo non vedete cosa sto droppando, perché non lo vedo nemmeno io. Uno, due e tre. Abbiamo già fatto? Legno normale, 5. Però siccome non mi ricordo se era legno normale o legno chiaro. Uno, due e tre. Ok, me li ha dati tutti e tre. Non vedo l'ora di poter esplorare anche la parte superiore di questo gioco. Dio mio. Voglio esplorare l'isola. Pomp. Eccoci qui. No, non devo ancora entrare, perché devo riprendere i materiali da casa per poi andare a craftare il ponte. Ma scusa, non possono usare l'asta anche loro? Eh? Che devo portargliela io? Devo fargli tutto il lavoro io. Ma ce la fanno. Sono cresciuti i fiori. Che carini. Oh, posta. Che è? Non l'avevo visto. Gulliver. Grazie dell'aiuto. Metti in tasca. Immaginavo. ABC. Buone altre azioni. Ti preghiamo di accettare questo regalo. Per la nuova aggiunta della tua casa. Ok. Punti. Livello B. Ok, un sacco di regali a caso. Brunella. Mi recherò nella vostra isola ogni domenica mattina per vendere... Ah, ok. Questo lo sapevamo già. Brunella ci vuole vendere le rape. Ci è stato detto prima. Ottimo. Ok, allora, dicevo. Prima di tutto apriamo i regali. Oh, un cappello. Sombrero. No, basta, voglio questo. Hola, che tal? Scopa elettrica, così apriamo tutto. Lavatrice con carico da... Perché? Mi chiedo solo perché. Vabbè. Comunque, allora, era questo. Era questo.
Eccola qui la pietra. Vedete, sono stato previdente. Ho evitato di vendere le pietre perché mi è venuto in mente, dai, le posso vendere, non le sto usando, ma mi sarebbero servite. E quindi eccole qui. E infatti adesso andiamo da Tom Nook e ci facciamo... Mi è venuto un dubbio, aspetta. Laboratorio, vediamo se me lo fa fare da qua. No, non me lo fa fare. Ok. Come vuoi. Non ti obbligo. Allora. Andiamo qua. Andiamo, mettiamoci al lavoro. Potrei metterlo semplicemente fuori. Set paletti in tronco. Ok, realizziamoli. Ed eccolo qua. Set di paletti tronco. E adesso... ma non ce ne serve 4! 4! Così tanti! Oddio mio! Quindi devo andare a macinare molti più alberi. Ok, vado e torno. Ok, ho realizzato gli ultimi paletti. Adesso vado a creare il nostro dannatissimo ponte in legno. In realtà lo volevo realizzare in pietra, però... Che ci vuoi fare? Ma come? Non ci sono fiumi. Ma certo che ci sono. Ne abbiamo appena uno davanti. Dovresti riservare questo posto per un ponte. Vediamo. Immaginiamolo. Sì, ci sta. Non è male. Bam. E abbiamo il ponte. Ci metterà un po', ovviamente. Però adesso dobbiamo comunicarlo a Tom Nook, giusto? Ok, eccoci qui. Ah, Frozen. Salve, salve. Allora, hai trovato un buon punto? Sì, tutto a posto. Bene, ottimo lavoro. Quindi domani costruiremo il ponte e muoversi attraverso l'isola sarà più facile. Ora che siamo tolti questo pensiero, è cosa di iniziare a occuparci delle case. Se noi possiamo aspettare che il ponte sia pronto, oppure puoi chiedermi cosa dovrei fare. Cosa dovrei fare? Cosa dovrei fare? Ah, il ponte non sarà pronto prima di domani. Vuoi già cominciare con le case? Prendi questi 3 kit. Ok. Con i kit abitativi che ti ho dato puoi scegliere terreni per 3 case. Ovviamente poi queste case hanno bisogno di mobilio. Ogni kit abitativo include già una lista di mobili necessari per la casa. Quindi controlla bene la lista. Puoi costruire qualsiasi cosa in stile fai da te. Quindi io ti manderò gli schemi necessari. Grande che mi manda tutto al Nook Phone. Bene, credo che per ora sia tutto. Grazie dell'aiuto. Allora, mi dovrebbe essere arrivato. Quante robe. Non male, non male. No, vabbè, bellissimo. Bellissimo. Ma di che stiamo parlando? È fantastico. Top. Quindi adesso possiamo scegliere dove destinare le case. Perfetto. Direi che siamo a posto. Andiamo a scegliere un po' dove saranno le case. E poi il mobilio, raga, siccome è una cosa farmosa, la farò per conto mio. Questo gioco, al posto di metterti come primo comando mangia, ti mette come primo comando lascia. Sì, ci sta, mi toglie solo un albero. Perfetto. Ok, togliendomi solo un albero sono contento. Ok, scelta la posizione del terreno 1. Sta squillando. Pronto? Sei tu? Sì, qui è Tom Nook. Come procede la ricerca? Ne ho già trovato uno. Bene, bene, mi fa piacere. Ricordati di controllare la cassetta davanti a ogni casa. Mostrare gli articoli necessari per quel terreno. Gli articoli per gli interni dovrebbero essere posizionati nella cassetta. Gli articoli per gli esterni invece dovranno essere posizionati fuori, intorno al terreno. Ci aspettiamo che tu lo renda bello e rappresentativo. Quando avrai definito i terreni per le 3 case e posizionato gli elementi, passa da me. Ti aspetterò al centro servizi. Ok. Continuiamo a vedere se ci sono altre robette che possiamo togliere. Attiviamo l'effetto speciale delle rocce. In realtà non è l'effetto speciale, è semplicemente fare 3 buchi, mettersi davanti a una roccia e premere A velocissimamente. Questa dà soldi. Grande! Allora, abbiamo fatto un sacco di soldi. Vedete? Easy money. Costruisci qui. Sì. Sì, è il posto giusto. Ecco qua. Perfetto. Casa 2 è completa.
E ci richiama. Sono di nuovo io, scusa se ti chiamo, ho dimenticato di dirti una cosa importante. Vedi, dovrei creare una ghirlanda di fiori. Ci sono tanti bei fiori che fioriscono sui rivi della nostra isola. Dovresti andare a raccoglierli. Ti ho già inviato lo schema per una scala a pioli. È lo strumento ideale per salire sui rilievi. In bocca al lupo! Oh, finalmente abbiamo la scala. Però la usiamo nel prossimo episodio. Ancora no. Non mi sembra ancora il momento adatto. Vedi, anche qui ci starebbe abbastanza bene, ma è troppo vicino alla discesa. Eccola. Lo sapevo. No, 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 no. Perché lo fate? Perché lo fate? Perché lo fate? Ogni volta mi prende un infarto. È il bello che non posso fare nulla, raga. Ce l'ho dietro, perché non ho il ritiro. Vabbè. In realtà ho l'occhio chiuso perché posso attivare la materas. Vabbè, comprerò una medicina poi. Poco male. Sì, è il posto giusto. Speriamo che quell'albero non lo tolga, ma penso proprio di sì. Infatti l'ha tolto. Vabbè, mi ha lasciato comunque questo. Questo potevo tenerlo. Vabbè, ci si potrà sedere eventualmente. Ma vediamo un attimo la scala. Scala a pioli. Dov'è? Voglio proprio vederla. Forse non me l'ha ancora mandata. Forse devo andare da lui. Sì, forse devo andare proprio da lui. Ok. Vabbè, poco male. Ci si andrà poi. Perfetto, facciamo un bel salto. Ah, ed eccoci di nuovo qua. Qua ho messo un po' di fiori a caso, ma perché era una tristezza infinita vederlo così desolato, cioè. Boh, era veramente brutto. Comunque, pop. Andiamo un attimo qui. Vorrei comprare un oggetto. Così, per partito preso. Cioè, volevo questa. Sì, voglio un proiettore. Affare fatto. Ecco qua, e ce ne possiamo andare. È che mi piace da morire. E poi io faccio video, quindi. Cioè, teoricamente ha senso. Teoricamente, ripeto. Comunque adesso abbiamo l'asta e torniamo di qua. Dai, possiamo chiudere qui, penso, raga. Penso che andremo a prendere semplicemente la scala. Cioè il fai la scala, vedere la scala, che sarà la rivoluzione del gioco. Ok. Vediamo se me la sblocca. Cosa dovrei fare? O me l'ha già mandato? Ok. No, forse me l'ha già dato. Vediamo se è qua. Perché magari ho visto male io. Forse la scala è già... Eccola qui, non l'avevo vista. Scala a pioli. Legno, legno, legno. Easy. Easy as that. Ok, lo facciamo nel prossimo episodio allora, raga. Vi ringrazio per la visione di questo. In descrizione vi ho lasciato tutti i link come al solito. O anche nel primo commento, li sto lasciando anche lì. E vi aspetto nel prossimo. Mi raccomando, non mancate.